Io sono la via, la verità e la vita. Ho ricevuto il dono più importante che ho, che è la fede, mi è stato trasmesso da Monsignor Guido Sanguinetti, a cui personalmente ho dedicato questo progetto, che era mio zio. Mi ha battezzato, mi ha dato la comunione, mi ha trasmesso la fede praticata quotidianamente. Volevo dedicare una mostra con il senso dell'eternità a questo giubileo. Non era semplice, non è stato semplice. Non è stato semplice in una Roma dove fuori di alcune chiese noi troviamo i mitra dei militari, e tutto questo da poco, il senso della pace che è implicito nella fede, nella convivenza, nella condivisione. Non era semplice perché alcuni luoghi pubblici erano assolutamente da evitare per motivi di sicurezza. Non era semplice per tanti motivi, anche per la complessità stessa del progetto, perché l'arte contemporanea in alcuni casi ha in sé quell'aspetto di provocazione che tutti noi conosciamo nelle biennali, che sicuramente andava in contrasto con un progetto e un pensiero di questo tipo. È stato un lavoro di un anno e due mesi. Abbiamo visto chiudere le mostre ad alcuni colleghi. Cinque giorni prima, ad un collega che doveva fare una mostra in un luogo pubblico, per motivi di sicurezza gli è stato detto di spostare la mostra cinque giorni prima all'EU. Purtroppo il nostro presente vive anche questi momenti di cronaca molto difficile, dove l'arte e a maggior ragione la fede sembrano veramente dei momenti di oasi, di paradiso all'interno di una realtà molto difficile e brutta. Abbiamo scritto a Monsignor Ravasi, abbiamo scritto a Monsignor Fisichella, abbiamo valutato una serie di ipotesi e come partner in ogni passo di questo progetto abbiamo avuto Vesti l'Arte, chi trasforma il tessuto in un'opera d'arte perché si ispira all'opera d'arte stessa. Tutto questo parallelamente a altre due cose. Infinity, il progetto su Londra e Praga che sto promuovendo, che si svolgerà il prossimo anno e che praticamente è già concluso nelle location, è già concluso nella data in cui uscirà il libro e tutta una serie di situazioni. E ad un altro progetto che si chiama Dirac. Il Dirac mi è stato chiesto da una casa editrice importante, la Helicon, di fare un dizionario d'arte contemporanea ragionato, quindi non solo semplicemente il curriculum dell'artista, ma ragionato, dove si dà una chiave di lettura per ciascuno, per ciascun artista, ed è un progetto che è già in essere. In mezzo a circa 120.000 km dal 1° di gennaio c'era il pensiero dell'eternità che mi ha portato a Roma 37 volte. Marco VII mi ha portato un giorno con cui condivido un sentire nella fede, mi ha portato in questa che noi chiamiamo location, ma in realtà è qualcosa di molto molto diverso. Da cristiano cattolico praticante sono rimasto affascinato. Abbiamo immediatamente scelto questo luogo non solo per la bellezza di una storia dell'arte che è presente e come mi diceva l'amico Gianfranco Ferlisi l'altro giorno, stiamo facendo arte all'interno di uno scrigno di tesori d'arte. È stato scelto perché questo è un luogo che sa toccare il cuore nel profondo. Sia per i credenti sia per i laici, è un luogo che se vissuto, e vi invito tutti a venire
in un momento di silenzio, in un momento di dialogo con voi stessi, e a osservare oltre le opere, a lasciarsi andare a questa atmosfera, voi capite come l'eternità nell'arte si sarebbe potuta fare solo ed esclusivamente in questo luogo. Tutto il resto sarebbe stato un'etichetta messa su una mostra più o meno bella.